Buonasera cari telespettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Wine & Luxury, una puntata che, come dice il nome, declineremo sempre nel vino e nel lusso, ma prima, ormai di consueto, la nostra anteprima si apre col notiziario. Vi delizio subito con delle notizie flash sulle varie aziende. Iniziamo dalla Scala Pay, una delle principali soluzioni di pagamento dilazionato dell'Europa meridionale, che ha annunciato di aver raccolto 155 milioni di dollari quantificati in euro 131 milioni nell'ambito della tornata di investimenti. E questo ha portato a una crescita, addirittura è diventato un importante operatore nel campo dei pagamenti europei e, come è stato commentato, di un grande sviluppo, soprattutto di crescita. Marchi come Alberta Ferretti, Moschino, Luisa Spagnoli e molti altri brand hanno scelto la soluzione di pagamento Scala Pay, che è divenuto sponsor ufficiale, pensate, della Milano Fashion Week per il periodo 2021-2023. Ancora, la Luxottica, attraverso il suo marchio Ray-Ban, lancia con Facebook gli smart glasses del futuro, che consentiranno, oggi ne parleremo anche di informatica, di restare connessi al mondo dei social e interagire semplicemente indossandoli o azionando dei comandi. Il progetto si chiama Ray-Ban Stories ed è stato presentato da Zuckerberg, numero uno di Facebook, e Rocco Basilico, che è l'amministratore e anche l'officer di Luxottica. I primi modelli sono disponibili in Italia e ancora nel Regno Unito, in Australia, Irlanda e Canada, e nel canale sempre di internet degli occhiali di Ray-Ban, che questo consente proprio di fare fotografie, condividere anche dei video sfruttando appunto delle telecamere. Ovviamente un capitolo a parte dedicato al discorso privacy, tema da sempre molto caldo nel mondo delle nuove tecnologie, che consente di restare sempre connessi. Per gestire questo aspetto, sull'auto è presente anche un LED bianco che si accende ogni volta che si scatta o si fa una ripresa video. Si tratta di una precauzione per la privacy altrui. Come sottolineato in occasione della presentazione, per assicurare un controllo adeguato sulla privacy, ogni scatto o video non può essere caricato in maniera automatica o direttamente online o su altre app senza il previo passaggio e consenso sul cellulare. Il costo di questi Ray-Ban si parte dai 329 euro. Ancora, parliamo, qui ci spostiamo a Milano, su Via della Spica, che è una via molto importante, una via proprio del lusso, che ha fatto un'opera proprio di renovazio più che anche di restyling, una vera e propria rinascita, un ritorno ai fasti del passato, un nuovo volto per la perla del quadrilatero milanese, unica passerella pedonale delle vie del lusso della città, che va oltre il fashion per abbracciare anche il food e l'intrattenimento. Protagonista è il progetto Spica 26, l'edificio di oltre 12.000 metri quadrati situato nella via, che ha acquisito quindi un importante immobile per creare un punto di riferimento nel centro di Milano destinato alla contaminazione di idee e di esperienze. In attesa del completamento, questo immobile Spica 26 ospiterà appunto Audi City Lab 2021, un hub innovativo dedicato alle attività e progetti e storie di progresso che anticipano le tendenze del futuro, aperto al pubblico durante la settimana della Design Week e della Fashion Week. Si tratta di un secondo appuntamento di un calendario di eventi che si susseguiranno tutto nei prossimi mesi su Via della Spica, alla centralità del mondo del design e del fashion. Già si parla della infiorata di Via della Spica e proprio si percepisce questo cambiamento, ha dichiarato Mario Abadessa, Senior Manager e Director di Ines Italy, sottolineando come il restyling del Palazzo Pertusati si intreccia con il rinascio di tutta la Via del Lusso. Spica 26 sarà infatti un nuovo distretto della creatività, inteso come un luogo di interscambio tra innovazione, cultura, ispirazione e influenza, dove moda, arte, design, food, cultura possono convivere insieme. L'unicità dell'edificio è proprio legata a questo, ossia la possibilità di far vivere nei nuovi spazi mondi diversi oltre alla moda. Tanti auguri a Milano.
sempre perché non vi posso non lasciare col mondo del wine, c'è molto fermento a Gorgona, dove l'aria che si respira in questi giorni tra i vigneti dell'ultima isola carcere d'Europa non arriva solo dal mare, ma è quella del riscatto. E profuma di vino. Accanto alle note mediterranee, la nuova annata 2020 del Gorgona presenta oggi anche il sentore della speranza, racchiuso nella bottiglia dello speciale cru di Vermentino e Asonica, frutto del progetto sociale di Fresco Baldi, nato nel 2012 in collaborazione con la direzione della casa di reclusione, presente da oltre 150 anni, nella perla dell'arcipelago toscano. È la vendemmia numero 9, l'ottava tenuta a Frescobaldi, ma ogni anno nella colonia penale l'attesa di una nuova annata è molto importante e grande, perché il vino che viene prodotto dai detenuti con la supervisione di agronomi ed enologi della Griff del vigneto di poco più di 2 ettari regala loro un'altra possibilità per riavvolgere il nastro della vita e credere nel domani. Passare il tempo dell'ultimo periodo di pena lavorando a contatto con la natura e imparando un mestiere che faciliti il reinserimento nella realtà lavorativa e sociale. Abbiamo l'opportunità unica di vivere quest'isola straordinaria da quasi un decennio, spiega Lamberto Frescobaldi, presidente della Marchesi Frescobaldi. Questo progetto ci rende ogni anno più orgogliosi e siamo arrivati alla nuova annata. Qui a Gorgona, nei profumi e nei sapori, c'è tutto l'amore per l'isola, la cura e la passione dell'uomo, la speranza di una vita migliore, l'influenza del mare e l'ambiente che danno vita a un vino inimitabile ed esclusivo, simbolo di speranza e libertà. In una parola, c'è l'essenza di questa terra e di un progetto che non finisce mai di regalare emozioni. L'etichetta di Gorgona è l'edizione straordinaria dell'isola di cui racconta ogni anno un aspetto differente. Avvicinarsi a Gorgona significa scoprire biodiversità uniche, una folta macchia mediterranea, il mare incontaminato, ma anche fortificazioni, testimoni di un'antica civiltà e una piccola chiesa edificata nel 1700 dai Certosini dedicata a San Gorgonio. Quindi con questa immagine del vino e soprattutto con questa immagine di riscatto, io veramente un grandissimo complimento all'azienda Frescobaldi per questo che fa e che ha fatto ogni anno. Vi saluto, cari telespettatori, con il mio notiziario, ma non certo con la puntata, perché parleremo anche noi di umanità, di essenza del fare e del bello. A fra poco. Ed eccoci, cari telespettatori, dopo il nostro notiziario noi facciamo sempre una panoramica su Wine & Luxury. Wine & Luxury che, anche se non è protagonista proprio la donna che vi sto per annunciare, però abbiamo fatto un articolo molto bello, molto anche importante, sulle figure anche imprenditoriali, sempre sul vino e sul lusso. E da donna a donna, come aspetto imprenditoriale, io ho voluto fortemente lei, perché lei è stata nella recente classifica di Forbes Italia sulle 100 figure femminili italiane più influenti del nostro paese nel 2021. Vi parlo di Cristina Zucchetti. Buonasera, dottoressa, e grazie per aver accettato il mio invito. Buonasera e grazie a voi. Benissimo. Come sempre faccio per tutti i miei ospiti, anche per la dottoressa, io ho pensato ad una citazione. Una citazione della grande politica britannica Margaret Thatcher: se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi a un uomo, se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi ad una donna. E questo mi trova molto d'accordo, e credo anche con la dottoressa Cristina Zucchetti, che da quasi 15 anni ha la guida leader di un'azienda insieme a suo fratello Alessandro, dove tutto nasce nel 1978 a Lodi dal papà Domenico, o meglio conosciuto come Mino. Dottoressa, andiamo per gradi, partendo appunto dalla citazione della politica Thatcher e poi da quello che Forbes le ha insegnato. Quindi come ci si sente ad essere innanzitutto donna, una donna alla guida di un'azienda atavica e storica, e poi una delle donne più influenti tra le 100 donne nel 2021? Ma io credo che ormai nella nostra società e soprattutto
nel nostro mondo le donne che desiderino impegnarsi nelle attività lavorative abbiano ormai tutte le opportunità che desiderano. È una questione di volontà, di organizzazione sicuramente, però le opportunità sono tante. E in merito alla classifica di Forbes, e sicuramente sono molto orgogliosa di essere stata inserita in questo elenco, ma quello che voglio dire è che il merito non è mio, il merito è davvero di tutte le meravigliose persone che lavorano nel nostro gruppo e che hanno consentito alla nostra azienda di arrivare dove è arrivata. La nostra è un'azienda sì familiare, ma è gestita da tanti manager e devo dire che io e mio fratello dobbiamo il nostro successo, il successo dell'azienda a loro, perché ovviamente non è un'azienda, è un'azienda molto strutturata con responsabili di visione, di business molto competenti e davvero il merito dell'essere inserita in questa classifica, io lo devo a loro e quindi non posso non ringraziarli. Benissimo. Ci tengo a sottolineare che l'azienda Zucchetti, che è appunto leader proprio sotto l'aspetto informatico ma anche digitale, offre soluzioni anche per un aspetto, questo ora ne parleremo con la dottoressa, della transizione digitale, ovvero l'adeguamento della normativa europea in materia di protezione dei dati personali. E la stessa azienda, quindi, ha molto proprio finanziato e investito su questo. E poi volevo ancora, sempre con la dottoressa, sottolineare l'aspetto ecosostenibile, visto che tutto nasce, è vero, come abbiamo ricordato nel 1978, in un palazzo che era appunto degli anni 70, però loro ci tengono molto all'aspetto anche ecosostenibile, tant'è che in autunno daranno vita a un Zucchetti Village, cioè una nuova sede che sarà in ottica green proprio per il benessere delle persone, come diceva appunto la dottoressa, il team che vi lavorano. Quindi sottolineiamo questi aspetti, quindi dottoressa, questo ponte verso l'Europa e questo aspetto ecosostenibile. Sì, come ha detto lei, siamo attenti a queste tematiche di sostenibilità in questo periodo, anche ambientali, e tanto è vero che, come ha appena ricordato, la Zucchetti ha investito anche dal punto di vista degli immobili in questo senso. Già 3 anni fa abbiamo inaugurato la Torre Zucchetti a Lodi, che è stata realizzata ristrutturando un vecchio palazzo degli anni 70 ed è stato reso un edificio ecosostenibile e ha ottenuto anche la certificazione LEED Gold, che ne attesta proprio le prestazioni in termini di risparmio energetico ed idrico e di riduzione di emissioni di CO2 di qualità ecologica. E quest'autunno inizieremo poi i lavori della Zucchetti Village, una nuova sede, sarà anch'essa in ottica green, orientata al benessere delle persone che vi lavoreranno. Benissimo. E inoltre abbiamo anche deciso di affiancare le imprese ai nostri clienti con un'offerta di soluzioni digitali proprio che promuovono la sostenibilità, ad esempio su temi quali la gestione degli asset, l'efficienza energetica, la sicurezza e il benessere nei luoghi di lavoro. In questo periodo la Zucchetti è anche concentrata sul lancio della nuova offerta Human Revolution, un progetto digital per facilitare anche la gestione delle risorse umane in questa nuova normalità post-pandemica, no? Quindi dobbiamo sostenere anche quello che è le nuove modalità di lavoro del futuro. Si tratta di una piattaforma in tecnologia web che include vari strumenti che possono andare dalla gestione delle paghe a quella del tempo, per arrivare alla pianificazione dei costi, del talent management, della mobilità e della gestione degli spazi aziendali che devono essere resi anche prenotabili in funzione del fatto che le aziende lavorino, i dipendenti delle aziende lavorino in smart working o in presenza. Anche molto lei ha investito appunto su questa medicina telematica e molto avete fatto anche con progetti innovativi come la Zucchetti Hospitality, proprio servizi digitali, questo vi siete rivolti anche agli alberghi,
apprezzati anche dai ristoranti molto rinomati, da spa e centri benessere e da tutta la fetta di mercato del lusso. Ma poi quello che lei mi è piaciuto molto, l'ha sostenuto lei stesso in un'intervista, visto che circa della metà del suo personale è femminile, lei dice che esorta proprio le donne, ma anche i ragazzi, a puntare su materie come matematica, informatica, economia, ingegneria, una sensibilizzazione verso titoli di studio a cui molti giovani forse non danno la giusta importanza. E poi una collaborazione con scuole e università proprio per promuovere un percorso formativo ergo lavorativo. E quindi c'è questo, ora continua lei, il vivaio dei talenti, mi è piaciuto molto questo termine, una fucina, no? Di talenti a cui lei si rivolge. Quindi come si rivolge questa donna oggi a questi giovani? L'idea è proprio di formare i neodiplomati sulle tecnologie e dare a loro la possibilità di svolgere comunque un tirocinio in azienda per 6 mesi, finalizzato ovviamente poi all'assunzione. Noi puntiamo molto sulla formazione, cerchiamo di contattare e di essere vicini ai ragazzi fin dal periodo delle scuole medie e superiori, cercandoli proprio anche di orientarli negli studi, perché in questo momento in Italia c'è un grande gap fra domanda e offerta di figure informatiche o comunque di competenze STEM e quindi secondo me è anche un po' un nostro dovere sociale cercare di far capire ai giovani e alle loro famiglie che se intraprendono questa tipologia di percorsi sicuramente avranno un lavoro al termine del loro percorso di studio, perché la richiesta da parte delle aziende, non solo della Zucchetti ma di tutto il sistema, è tantissima. Sono d'accordo. Dottoressa, io sono una giornalista e quindi mi piace ancora darle proprio una citazione di un maestro per me, io poi ho fatto il tirocinio nel suo giornale, del grande Montanelli, grande giornalista e scrittore italiano. Spero che lei si trovi d'accordo, a me è una citazione che abbraccio in pieno. Lo Stato da un posto, l'impresa privata da un lavoro. Sicuramente, ed è questo che noi con la nostra azienda cerchiamo di fare. Ogni anno assumiamo 200-300 persone, anche durante questi ultimi anni e mezzo le assunzioni non si sono fermate, cerchiamo di appunto candidati con competenze informatiche o comunque in l'indirizzo scientifico, perché in azienda stiamo continuamente innovando, tutti i nostri prodotti vengono sempre aggiornati in base alle tecnologie e a quelli che sono i trend di mercato, quindi è molto importante anche per noi inserire i giovani che portano anche nuove conoscenze e la loro energia. Dove si vede adesso, l'anno prossimo, dove scaliamo la classifica? Tra le prime 3 donne più influenti? Ma sicuramente non sono interessata a un successo personale, ma a livello aziendale, e sicuramente la Zucchetti sta investendo ancora tantissimo. Questi anni siamo cresciuti, anche appunto nonostante la pandemia, il nostro settore è cresciuto, siamo riusciti, e questo è un grande motivo d'orgoglio, che siamo riusciti a accompagnare tutti i nostri clienti in questa transizione digitale, a consentire alle aziende di lavorare anche in smart working in questo periodo difficile in cui anche le autorità lo consigliavano per cercare di limitare i contagi, e le nostre soluzioni consentono ai nostri clienti un accesso 24 ore su 24 a qualsiasi luogo, e questa è stata anche una grande soddisfazione, no? Perché sì, l'interesse nostro aziendale, ma anche un interesse maggiore pubblico. Starei ora a parlare con lei sotto il profilo femminile, visto che veramente è presidente di questa Zucchetti appunto gruppo SPA, questa holding del gruppo, quindi una grande donna. La voglio salutare, però lei mi promette che poi continua lei la frase, con, visto che lui è un informatico, le ho fatto questo omaggio, ho pensato a varie citazioni per omaggiarla, di Steve Jobs, che appunto non ha bisogno di presentazioni. Sono convinto che circa la metà di quello che separa gli imprenditori di successo da quelli che non hanno successo
è quello che ha lei, dottoressa, la pura perseveranza. È d'accordo? La ringrazio di questo complimento, io lo rivolgo però, come dicevo in apertura, alla perseveranza, alla conoscenza, il grande impegno, come dicevo, di tutte le persone che lavorano con noi, che hanno permesso, diciamo, permesso di raggiungere questi risultati, perché è sempre un lavoro di squadra. Sono d'accordo. Continui così, dottoressa, e dia veramente sempre questa vetrina alle donne, perché noi donne, come vede, lei è presidente, quindi siamo in grado di fare tutto, siamo brave e siamo eccellenti. Quindi da donna a donna. La ringrazio, è stato un piacere. Anche per me. Felicissima che stia nella mia trasmissione. Grazie davvero, un saluto a tutta la sua squadra, a suo fratello, a tutta anche la sua famiglia. E a tutte le dipendenti, donne e non. Grazie dottoressa, grazie e ancora tanti successi. Arrivederci. A lei, buon lavoro. E dopo aver salutato la dottoressa, oggi veramente ci vorrebbe, se non fosse per Otello, tutta una puntata femminile, perché adesso capirete perché c'è una grande altra donna. A fra poco. Ed eccoci, cari telespettatori, ve l'avevo promesso, un'altra donna molto importante che, pensate, anche lei è stata insignita come una, nella classifica sempre Forbes Italia, delle 100 figure italiane più influenti del nostro paese. Quindi questa, se sarà d'accordo il mio regista, la possiamo veramente intitolare una puntata al femminile. Parlo e adesso vi presento la dottoressa Anna Maria Meo, che è direttore generale della Fondazione Teatro Regio di Parma e direttore artistico del Festival di Verdi. Infatti proprio a lei dedico la citazione del grande compositore e senatore italiano Giuseppe Verdi: ognuno dovrebbe provare rispetto davanti all'umanità che soffre. E la dottoressa ci parlerà adesso proprio. Vi faccio una domanda su quello che è un grande festival, pensate, cari telespettatori, che non coinvolge solo il Teatro Regio di Parma, ma anche la Chiesa di San Francesco, il Teatro Farnese e il Teatro Verdi a Busseto, che appunto tutti conosciamo. È un festival che coinvolge la città di Parma, che coinvolge i suoi cittadini, che coinvolge le zone limitrofe, che si rivolge non soltanto appunto ai cittadini ma anche alle aziende e che porta una fucina anche di eventi enogastronomici, culturali, artistici e che si rivolge con una grande sensibilizzazione proprio per chiunque ama la lirica, ma anche ama il teatro e ama la cultura. Io sono molto felice di questo perché veramente con Zucchetti abbiamo parlato di innovazione e di tecnologia, con la dottoressa parliamo quindi di una cultura 360 gradi che anche lei abbraccia molto su un progetto sociale le donne, si rivolge anche agli ipovedenti e a coloro anche che non sentono, si rivolge anche ai carcerati, quindi vedete cari telespettatori una puntata con una forte sensibilizzazione, la cultura è anche questo. E io voglio proprio rivolgermi e do il benvenuto alla dottoressa su quelli che saranno gli step futuri e presenti che il festival dedicato a Giuseppe Verdi si prefigge. E finalmente, dopo tanto tempo, troppo, di chiusura dei teatri, siamo pronti a riaprirli e speriamo presto di riottenere anche la piena capienza. Noi siamo pronti a debuttare col Festival Verdi, la prima è prevista il 24 di settembre e non vogliamo più parlare di pandemia perché le cose sembrano andar bene, vogliamo veramente avere uno sguardo positivo sul futuro. E quindi il debutto, dicevamo, il 24 settembre debutteremo con il Ballo in Maschera, da un progetto di Grand Vic portato in scena da Jacopo Spirei, è una versione tutta speciale questa del Ballo in Maschera, il Gustavo III in realtà, una edizione che non è mai andata in scena in edizione critica e quindi siamo felici di proporla al nostro pubblico. E poi altre opere in forma di concerto, il Simon Boccanegra, un Requiem, un concerto sinfonico con tante pagine inedite di Verdi, quindi veramente una
una cosa, un'offerta specialissima per il pubblico del Festival Verdi, ma intorno al cartellone istituzionale c'è, come accade ormai da 6 anni, il cartellone di Verdi Off, una rassegna parallela curata da Barbara Minghetti, che da 6 anni riempie le strade, le piazze, il territorio circostante Parma con una serie di iniziative di grande originalità e che puntano a coinvolgere anche quel pubblico che non necessariamente è un pubblico di appassionati d'opera. Ieri ha debuttato il Caravan Verdiano a Busseto, una produzione di Traviata in un container allestito come un palcoscenico prezioso, con degli interpreti giovani ma di grandissima qualità, e questo Caravan Verdiano, dopo il debutto di ieri, girerà e andrà in altre piazze, in altre strade, tornerà naturalmente anche a Parma. E poi una serie di iniziative fatte per quelle comunità più fragili, per quelle che non riescono a raggiungerci e che noi facciamo di tutto per raggiungere e coinvolgere in questa grande festa che noi ogni anno dedichiamo a Giuseppe Verdi. E anche quest'anno festeggeremo il 10 ottobre il compleanno di Giuseppe Verdi con un recital che vedrà protagonista una grandissima interprete come Maria Gresta. Quindi il festival finirà il 17 ottobre, davvero ci auguriamo che da qui alla fine del festival arrivi quella notizia che aspettiamo da moltissimo tempo, cioè che ci verrà concesso di ampliare le capienze, perché una cosa molto bella che voglio dire è che nonostante qualche timore noi lo avessimo, in realtà stiamo registrando una pressione, una richiesta di biglietti, quindi una richiesta di partecipazione al Festival Verdi decisamente superiore alle aspettative. Vuol dire che questo clima di fiducia si sta estendendo ai luoghi di spettacolo, ai teatri, e noi vorremmo davvero accogliere molto più pubblico di quanto oggi riusciamo a fare. Quindi ci auguriamo che questa finestra temporale dal debutto alla fine del festival segni anche il ritorno alle sale di spettacolo, ai luoghi di spettacoli con capienza piena. Viva Verdi! Bene, ringraziamo per queste delucidazioni la dottoressa Anna Maria Meo, e che dire, dopo Due donne, io non so se lui è insignito nella classifica degli uomini più influenti d'Italia, non so neanche il suo patrimonio, però so che sicuramente è un grande conoscitore di enogastronomia, e quindi vi do appuntamento all'ultima parte della puntata con Otello Renzi a fra poco. Ed eccoci, cari telespettatori, al nostro momento conclusivo, un momento a cui do il benvenuto e il ringraziamento sempre a Otello Renzi, che vi illustrerà, ci spiegherà un po' la storia, una cronistoria sulle etichette di vini che devono giustamente accompagnare il vestito del vino. A te, Otello, prego. Sì, grazie. Ma il vino senza etichetta praticamente non ha un valore commerciale, lo sappiamo. Lo possiamo fare in casa, questo è un vino buono, però se lo dice il proprietario magari alcuni gusti non coincidono con i propri ospiti. Ma se andiamo a cena fuori abbiamo bisogno anche di fare una buona figura, magari andiamo a cena dei amici e allora andiamo nell'enoteca più vicina a prendere una bottiglia o due bottiglie. Ma siccome ci sono, direi, poche persone che se ne intendono veramente di vino, e allora si affidano al gestore, all'enotecario, al sommelier che c'è dentro. Ma c'è anche un sistema importante che hanno capito bene i produttori di vino, che è quello del marketing dell'etichetta. Perché le etichette è il primo incontro che facciamo con il vino, e quindi in pratica dobbiamo anche sapere che ci sono dei colori, come ad esempio l'oro e il bianco viene usato normalmente per i vini bianchi, ma anche quelli da dessert, i vini passiti. Ad esempio i vini freschi, i vini da pesce, i vini bianchi e anche gli spumanti hanno molto spesso delle scritte che vanno sul blu, sul verde, per dare già una sensazione di freschezza e capire che quel vino potrebbe abbinarsi veramente a prodotti di carni bianche, di pesce. E poi ci sono le etichette seriose, quelle nere, che sono per i vini rossi, anche di lungo invecchiamento.
Beh, abbiamo, io vi ho portato delle etichette che ho trovato nella mia cantina, delle etichette che sono moderne e altre che ispirano magari tanta vecchiaia, direi vecchiaia nel senso positivo, perché questa è la storia del vino, ci sono etichette che hanno fatto la storia del vino e poi ci sono delle etichette che hanno tanto di blasone e quindi fanno vedere il loro marchio di casa. Ecco, questa è una forma. E poi quando si sceglie il vino, naturalmente quello che incide soprattutto, oltre all'etichetta, è il prezzo. Ma che cosa c'è scritto sull'etichetta? Lo vediamo da una cartografia che ho portato. Comunque, quello che distingue subito e che entra nell'occhio del cliente e del consumatore è la scritta più importante, la scritta più grossa, e normalmente le scritte più importanti indicano il produttore oppure indicano il vino, il tipo di vino, il vitigno. Ecco, parliamo, non so, del Barolo, parliamo del Verdicchio di Castellidiesi, del Conero. Questo già è una scelta. Dopodiché ci sono delle scelte che vanno viste in secondo piano, che è la gradazione alcolica e il lotto di produzione della casa praticamente del produttore. Ecco, queste sono essenziali. E poi ci sono delle etichette che vengono apposte, cioè delle fascette così chiamate, con la denominazione d'origine controllata e garantita, che viene messa al collo della bottiglia, e anche della DOC, denominazione origine controllata. Queste sono si chiamano vini DOP, denominazione di origine protetta, perché sono riconosciute dall'Unione Europea. E poi abbiamo anche l'IGP, indicazione geografica protetta, o IGT, indicazione geografica tipica. Ecco, queste, e poi arriviamo ai vini da tavola. Comunque la garanzia, la certificazione indicano già un prodotto di qualità. È importante scegliere l'etichetta, è importante scegliere il produttore, è importante scegliere l'annata, soprattutto per i vini molto più, direi, affinati. Non mi piace dire invecchiati, noi non stiamo invecchiando, ma stiamo affinando. Quindi quello che è importante, oltre alla scelta dell'etichetta, è naturalmente poi l'abbinamento. L'abbinamento verrà in un secondo momento. Si è soddisfatti dell'abbinamento, si è soddisfatti del vino, ci è piaciuto, quell'etichetta oggi va riconosciuta. E va riconosciuta in tanti... Avete visto quante volte vengono fotografate le etichette del vino? Ecco, questo è un sistema di memoria. Noi memorizziamo questa etichetta perché ci è piaciuta l'etichetta, ci è piaciuto il vino, e alla fine il vino non sta da solo, come dico sempre, ha bisogno di un abbinamento. Che dire, Otello? Quindi ci hai veramente deliziato con questo tuo scibile. Ora sappiamo bene riconoscere un po' l'abito del vino, riconoscere, come hai detto bene tu, anche le etichette. E questo, insomma, ci rende sempre più conoscitori, insomma, del mondo del vino, che è un mondo veramente in piena ascesa. Che dire, cari telespettatori, io vi lascio Otello e anche voi con una citazione di Joseph Edison, questo politico, scrittore e drammaturgo britannico: ciò che è la cultura per un blocco di marmo è l'educazione per un'anima umana. Noi abbiamo cercato di educarvi, nel senso proprio anche latino, etimologico, al bello, alla conoscenza, parlando con le donne di attualità e sempre di Wine & Luxury. Grazie Otello per il tuo prezioso contributo, grazie a voi, sempre a Rossini TV, grazie ai miei telespettatori, e vi do appuntamento alla prossima puntata, sempre qui sul canale 633. Grazie.
E leggete le etichette perché sono importanti, c'è tracciabilità e ultimamente anche il marchio bio.